Amici, bentornati all'interno del mio computer. Oggi voglio parlarvi di come ho migliorato il mio flusso di lavoro per quanto riguarda in particolare la fotografia di architettura e quindi anche real estate e paesaggio. Andiamo prima di tutto a importare le ultime immagini su cui lavoreremo all'interno di Camera Raw. Ok, eccoci qui all'interno dell'applicativo, andiamo a selezionare un gruppo di tre foto perché quasi come sempre ho scattato in bracketing, quindi non riesco più a fare a meno della gamma dinamica espansa che è in grado di offrirmi questa opzione. In questo caso stiamo parlando di una fotografia che non era stata pianificata perché mi trovavo a passare di qui per caso e vista la scena che mi sono trovato davanti ho pensato di fermarmi e di realizzare una serie di scatti. Ora andiamo a selezionare tre scatti e andiamo a unirli come HDR. Questo è un passaggio obbligatorio quando si realizza fotografia in bracketing con l'HDR. Non è esattamente di questo che vi voglio parlare oggi, però partiamo da qui per arrivare all'implementazione di cui vi voglio raccontare. Ovviamente, siccome non era uno shooting pensato, mi sono trovato a passare di qui e non avevo dietro il mio cavalletto, è già tanto se avevo una camera, per cui dovrò utilizzare l'opzione allinea automaticamente le immagini. Potrei andare a utilizzare anche l'opzione The Ghost, però credo che non la userò per almeno due motivi. Il primo è che non c'era vento e quindi non dovrebbe esserci granché in movimento. Il secondo motivo è che l'opzione The Ghost, ho notato che spesso e volentieri mi genera del rumore, delle aree di lettura non corretta all'interno dell'immagine, quindi preferisco non usarla. Andiamo a salvare. Diciamo che in questo caso preferisco avere magari un'area lievemente mossa con dei dettagli che non si sovrappongono bene piuttosto che avere un'intera porzione di foto rovinata da una sorta di rumore digitale, quindi preferisco così. Solite cose che andiamo a fare sempre: eliminiamo questo 6-7 di contrasto che viene sempre dato dalle impostazioni automatiche. Le impostazioni automatiche io le uso perché trovo diano un risultato eccezionale, però c'è sempre quel problema del contrasto che io non voglio, perché quando sto facendo HDR io voglio ridurlo il contrasto, non aumentarlo. Andiamo appunto ad agire in questo senso. In questo caso io vado a prendere anche un pennello, vado a prendere un pennellino e qui probabilmente avevo già delle impostazioni che vanno quasi bene perché faccio sempre le stesse cose e vado a scurire un pochino quest'area. Ok, così è un po' troppo, così è decisamente troppo perché si vede, gli interventi devono essere invisibili, non dobbiamo fare interventi per cui uno dica che bel pennello che ha usato, ma dobbiamo fare degli interventi per cui uno dica che bella foto che ha fatto. Questo è importante, quindi andiamo a renderlo il più invisibile possibile. Una cosa del genere dovrebbe andare bene, ma lo voglio proprio soft questo intervento, non voglio assolutamente che si veda che c'è una pennellata lì, voglio schiarirlo un pochino ma non ce ne si deve accorgere. Una cosa del genere dovrebbe andare bene, vediamo un pochino il prima e il dopo. A me sembra assolutamente soddisfacente, per cui per adesso ce lo teniamo così. Adesso andiamo a lavorare sui colori. Un'altra cosa che mi capita di fare molto spesso è di giocare con i blu, perché io voglio quasi sempre cercare di portare un pochino fuori quello che è il cielo, quindi anche se ho scattato in HDR vado comunque a cercare di portare un pochino fuori il cielo. Ovviamente sto utilizzando la mia regola del 20 che dice sostanzialmente che quando vado a ritoccare una foto fatta bene non dovrei dargli più di 20 a questi parametri, quindi sto, attenzione bene, notate che per quanto riguarda le correzioni basic non l'ho seguita questa regola perché qui ho usato le impostazioni automatiche che mi ha dato il software, mentre per i colori invece la sto seguendo. Quindi che cosa significa questa regola? Quando si segue? Si segue quando vi fa comodo, ovviamente. Questa è una regola che io seguo quando mi porta un risultato che è quello che io voglio. Se il mio risultato deve avere un più 80 invece che un più 20, uso un altro parametro. Diciamo che il fatto di tenere in considerazione l'opzione del 20 mi fornisce quasi sempre la possibilità di andare ad avere un'immagine un pochino più naturale, perché se io vado a estremizzare tutti i parametri ovviamente i colori cominceranno a mostrare il fianco, comincerà a venire fuori qualche pixel, la mia immagine non sarà più così naturale come avrebbe potuto essere. Bene, una volta giunti a questo punto in realtà gran parte del nostro lavoro è già fatto, perché il discorso quando si realizza fotografia HDR è che il grosso del lavoro è stato scattare in HDR. Nel momento in cui noi abbiamo allineato le nostre immagini e ci pensa Photoshop a farlo per noi e quindi abbiamo creato un DNG HDR, abbiamo sostanzialmente finito, possiamo andare a giocare un pochettino con i colori, possiamo andare a migliorare alcune cose. In particolare io quello che faccio di solito è che gli do un più 5 di clarity e gli do un più 20 di vibrance, mentre la saturazione non sempre la tocco, preferisco agire sulla vibrance perché mi dà un risultato che reputo essere più naturale. A questo punto possiamo andare a fare dei micro aggiustamenti, nel senso che magari io qui potrei decidere che
che voglio tirare un pochino fuori le ombre, un pochino di più, soprattutto in quest'area. Potrei anche andare a pennellare un pochino in quest'area, quindi potrei andare a prendere un pennello e potrei andare a modificare i parametri che avevo impostato precedentemente, quindi potrei andare a dirgli magari che voglio un più 10 di esposizione e un bel più 20 sulle ombre. E adesso vado a pitturare in questa zona. Vedete che mi porta fuori un pochino più di dettaglio. Direi che la scelta si è rivelata vincente, direi che è stata una cosa abbastanza gradevole. Sono assolutamente convinto che sia la cosa giusta da fare. A questo punto però entra in gioco il vero fattore che vi voglio raccontare in questo video. Andiamo a selezionare il pannello geometri, un pannello che esisteva già, non è che ho scoperto l'acqua calda, è una cosa che esisteva già, ma è una cosa che ho introdotto nel mio flusso di lavoro solo di recente. Ora, qui abbiamo una serie di opzioni automatiche che vanno a rilevare che tipo di griglia e di geometria c'è nella nostra immagine. Io non voglio usare nessuna di queste però. Io voglio usare la trasformazione manuale perché sono fatto così e mi piace avere pieno controllo su quello che faccio. Ora, guardate bene che cosa succede. Nel momento in cui clicchiamo questa specie di hashtag, il mio cursore diventa un puntatore, come potete vedere. Nel momento in cui io vado a premere, clicco e trascino, vedete che si crea una linea. Questa linea vado a posizionarla in maniera tale che segua le linee della geometria che voglio raddrizzare. Quindi vado a raddrizzare questo lato, dopodiché vado sull'altro versante, vado a raddrizzare quest'altro lato. Cerco di essere più preciso che posso, anche se posso comunque intervenire in seguito su questo parametro. Una volta che gli ho detto le due linee che io voglio raddrizzare, lui andrà automaticamente a raddrizzare la mia immagine. E qui vediamo che l'edificio adesso è dritto. Ci rendiamo subito conto che abbiamo un problema però, perché l'edificio adesso esce dal quadro. Per cui andiamo a giocare con questi parametri in maniera tale da cercare di recuperarlo. In particolare io andrò ad agire sicuramente sulla scala, andrò a diminuire la scala in modo da portare più edificio possibile all'interno del mio quadro. Andrò ad agire anche sull'offset in maniera tale da capire se lo posso posizionare in maniera tale che venga incluso per intero all'interno della foto. Quindi andrò ad agire sull'offset in questo modo. Ovviamente è un pochino difficoltoso lavorare con questo quadro perché a questo punto la mia fotografia è stata deformata. Per cui una cosa che potrei decidere di andare a fare è di andare a togliere il lucchetto e andare a dare una dimensione custom al mio quadro. In questo modo dovrei essere in grado di includere una porzione maggiore della mia immagine. Ovviamente laddove questo non riuscisse, perché qui c'è una deformazione tale che gran parte dell'immagine rimane fuori, a questo punto io vado a diminuire la scala. Quindi vado a diminuirla fino a portare in frame delle aree che sono scoperte, delle aree che andremo a recuperare successivamente all'interno di un altro software che è quello di Photoshop. Questo in realtà è lo stesso software, ma qui siamo in Camera Raw, andremo a lavorarci all'interno di Photoshop. Ok, qui come vedete non riesco a recuperarla bene come vorrei e non ci riesco perché è spuntata questa V, che sostanzialmente mi impedisce di modificare la dimensione del quadro. Perché mi impedisce di modificare la dimensione del quadro? È giusto che me lo impedisca, nel senso che nel momento in cui io vado a modificare la dimensione del quadro perdo quello che è il rapporto tra lato lungo e lato corto del mio sensore. Quindi se siete come me abbastanza affezionati al rapporto tra lato lungo e lato corto, questa è una cosa che vi dovrebbe far piacere, il fatto che ci sia il blocco delle proporzioni. Tuttavia, certe volte non è il caso di aggrapparsi a questi dettagli, perché noi dobbiamo avere un'immagine quanto più fedele possibile, quindi andiamo a dargli un taglio manuale in maniera tale da poter recuperare quanto più possibile della nostra immagine. Come potete vedere, qui ci sono delle parti che rimarranno vuote, scoperte, in cui non ci sono dei dettagli. Andremo a cercare di recuperarli in seguito, però perlomeno in questo momento riusciamo ad avere il frame intero con quasi tutta la nostra immagine. A questo punto andiamo a cercare di riempire anche questo piccolo buchetto, perché è un peccato lasciarlo lì così. Quindi vado a fare in questo modo e così ho recuperato quasi tutto quello che potevo recuperare. In questo modo vedete com'è più armonica l'immagine, perché sì, abbiamo il nostro edificio nel centro che è perfettamente allineato, ma abbiamo anche recuperato un po' di cielo rispetto all'inizio, in cui sostanzialmente vedevamo solo l'edificio e per giunta anche tagliato. Ok, a questo punto, a meno che non ci siano altre cose su cui vogliamo intervenire localmente all'interno di Lightroom, e potrebbero essere i colori, come potrebbe essere qualsiasi altra cosa, a questo punto andiamo a esportare l'immagine così com'è.
Andiamo a parlare un momento anche di quella che è l'esportazione. Allora, nel momento in cui andiamo a esportare la nostra immagine, si apre questo pannello. Noi abbiamo una location in cui viene salvata la nostra immagine, abbiamo un'estensione, abbiamo tutta una serie di parametri. Ora, normalmente io salvo le mie immagini da Camera Raw direttamente in JPEG, perché normalmente, quando lavoro per i miei clienti, ho già scattato in maniera tale che l'immagine fosse finita. C'è molta poca post-produzione quando si lavora per un'agenzia e quando si scatta per i clienti. Si cerca di realizzare le immagini in modo che siano già giuste in camera, in maniera tale da non avere poi 300 immagini su cui andare a fare post-produzione. In questo caso però questa è una foto mia e quindi posso prendermi più tempo. Una cosa che voglio andare a fare, per esempio, è che non vado più a esportare in JPEG, vado a esportare in PSD. Questo perché sostanzialmente nel momento in cui io esporto in JPEG sto già applicando una compressione sulla mia immagine, invece in questo caso vado a esportarla con meno compromessi possibili. Vado a tenermi tutti i metadati, il formato è Photoshop, lo spazio colore Adobe RGB 1998, quindi uno spazio colore importante, non lavoro più a 8 bit ma lavoro a 16. Ora, maggior parte delle fotografie in RAW sono verso i 14 bit, quindi non andrò a occupare completamente i 16 bit colore che Photoshop mi mette a disposizione, però non andrò nemmeno a ridurli a 8. La mia risoluzione sarà sempre di 300 dpi, quindi siamo a posto così. Io in questo momento vado a esportare l'immagine così com'è. Una volta fatto questo, esco dal modulo di Camera Raw e a questo punto posso andare ad aprire la mia immagine esportata. Ci troviamo di fronte a un file di questo tipo. Come potete vedere, i dettagli che prima erano mancanti continuano a esserlo. A questo punto dobbiamo andare a cercare di porvi rimedio. Andiamo a selezionare le aree che sono rimaste vuote e andiamo a vedere come se la cava l'algoritmo di Photoshop, l'intelligenza artificiale, dell'opzione riempi in base al contenuto. Andiamo a vedere, in questo caso non ha capito granché di quello che sta succedendo. Ha capito che qui sopra c'è il cielo, ha capito che lì sotto c'è dell'altra roba. Facciamo qualche tentativo e cerchiamo di andare a pareggiare questa roba. Ovviamente non sarà mai perfetta perché qui abbiamo dei dettagli mancanti e se non dovessimo riuscire a recuperarli, un'opzione che possiamo valutare è quella di mettere qualcosa davanti. Quindi possiamo andare a prendere delle fotografie in PNG, magari di cespugli o di qualcos'altro o di un'automobile posteggiata, e metterla qui davanti. Possiamo andare a riempire come possiamo i dettagli che ci mancano. Come ultima estrema ratio possiamo andare a rifilare la nostra immagine in maniera tale da escludere le aree mancanti. Ora ovviamente qui andiamo a recuperare in base ai pixel che abbiamo, quindi verranno duplicate delle aree e noi di volta in volta cercheremo di andare a compensare in maniera tale da andare a prendere dettagli sempre più piccoli e alla fine è possibile che ce ne usciremo con qualcosa di coerente. Ovviamente se non ci dovessimo riuscire, come dicevo prima, la cosa da fare è o andare di timbro clone e copiare delle aree, e potrebbe essere il caso di questa zona, perché io qui potrei andare per esempio a duplicare quest'area fino a raggiungere i bordi. Forse è la scelta migliore perché mi consente di evitare un po' di cose che non voglio, come per esempio i cartelli stradali che non mi fanno esattamente impazzire. Adesso cercherò anche di farla andando dritto. Ok, e adesso cercherò anche di eliminare un po' di cose indesiderate, come per esempio questi lampioni che non stanno né in cielo né in terra. Vado a cercare di eliminarli come meglio posso. Allora, questo qui non so se sarà possibile eliminarlo completamente. Questo qui da dove arriva? Da dove diavolo sbuchi tu? Ok, in questo modo più o meno abbiamo recuperato quel lato. Andiamo a vedere cosa si può fare da quest'altra parte. Ok, e anche qui più o meno andando avanti di timbro clone e di altri metodi siamo riusciti grosso modo a recuperare le aree mancanti. Potremmo stare qui a lavorarci in eterno fino a quando non raggiungiamo dei livelli di complessità assolutamente importanti, però per i fini di questo tutorial io sono assolutamente soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto. Vedete che quello che abbiamo ottenuto fondamentalmente è un'immagine perfettamente dritta, quindi adattissima per quello che è la fotografia real estate e la fotografia di architettura. Siamo partiti da
una fotografia che aveva molte cose da sistemare. Innanzitutto perché la gamma dinamica della nostra fotocamera, che era comunque una full frame di fascia medio-alta, quindi non era una camerina da due soldi, però era assolutamente inadatta a catturare il range dinamico di una scena come questa, perché le fotocamere non sono adatte a catturare i range dinamici di una scena come questa. Nessuna fotocamera al giorno d'oggi lo è. Lavorano molto meglio i cellulari da questo punto di vista, perché lavorano in maniera diversa, hanno un file più leggero, processano più zone contemporaneamente e quindi danno un risultato migliore dal punto di vista della gamma dinamica. Poi è un risultato che non può essere tradotto su un supporto di stampa di qualità, per esempio, perché abbiamo a che fare con un file che si sfarina subito. Non sto dicendo che sono meglio i cellulari, assolutamente, sto però dicendo che i cellulari in molti contesti lavorano meglio delle fotocamere. In questo caso abbiamo dovuto quindi scattare tre immagini con tre esposizioni diverse, oltretutto a mano libera, perché questo non era uno shooting pianificato, mi trovavo semplicemente nel momento giusto, al posto giusto, quindi ho scattato a mano libera, era una lente stabilizzata, quindi ho avuto un certo vantaggio anche poi nel ricomporre le immagini. Una volta fatto lo sviluppo all'interno del modulo di Camera Raw, abbiamo esportato in Photoshop, abbiamo dovuto recuperare le aree mancanti. Un'altra cosa che io avrei potuto fare ovviamente era rifilare la mia immagine in questo modo, e così mi sarei evitato l'imbarazzo di dover ricostruire tutte le aree mancanti. Questa è una soluzione che può funzionare, per quanto mi riguarda io preferisco una soluzione di questo tipo, e anzi vi dico di più, siccome io sono affezionato ai rapporti, io vado a cercare di ripristinare esattamente la ratio originale, che in questo caso era 3x2. Quindi io vado a dirgli che voglio un crop del 3x2, vado a perdere qualcosina, però sono aree ricostruite che vado a perdere, quindi questo è un crop che non mi crea nessunissimo problema, anzi, diciamo che in qualche maniera mi riporta al rapporto originale del mio sensore full frame, e quindi sono molto più contento di un crop di questo tipo. Posso andare a rifinire ulteriormente qualcosina qui, perché qui ci sono due paletti che forse non si innestano proprio bene. In particolare questo qui si vede che sbuca dal nulla, quindi io posso andare a mitigare in questo modo, così sembra che venga da dietro gli alberi, una cosa del genere. E questo qua invece, perché allora qui se vogliamo dargli coerenza io questo lo devo allungare, ecco, in maniera tale che quantomeno spunti dal terreno, una soluzione del genere, almeno posso dire che c'è una coerenza, che non ci sono i paletti che spuntano dal nulla. Ora qui io vi assicuro che in fase di scatto non mi ero accorto di quanta spazzatura ci fosse in questa strada, perché questo purtroppo è un cumulo di spazzatura, però visto che siamo qui a lavorarci, questa roba la facciamo sparire, anche questo, tanto è gratis. Cerco di farla sparire meglio che posso. Qui ci sono anche le strisce che mi complicano la vita, quindi forse vado a fare un po' un magheggio, nel senso che elimino le strisce pedonali, perché non ho strisce pedonali da campionare per andare a riempire questa zona. Ecco, ho riempito le strisce pedonali, però almeno ho rimosso tutta quella pattumiera. Ok, qui ho esagerato, allora ci fermiamo qua. Qui per ricostruire il marciapiede non ho tanto margine, posso prendere questo, lì c'è subito un paletto, e poi qua ci sono altre strisce, quindi non va bene. Ecco, lo teniamo così, facciamo finta che questo paletto sia dall'altra parte della strada, facciamo finta così che è meglio, però almeno abbiamo rimosso tutta quella spazzatura. Lo so che è un dettaglio piccolissimo, e se stiamo pensando soprattutto a Instagram sarebbe risultato completamente invisibile un dettaglio del genere, tuttavia ho preferito eliminarlo adesso che posso. Bene, devo confessare che fra una take e l'altra di questo video mi sono preso qualche minuto per andare a migliorare le aree che avevamo recuperato, quindi se prima vi erano sembrate lievemente schifose, adesso sono decisamente meglio, perché mi sono preso un pochino più di tempo per sistemarle. Non ve lo faccio neanche vedere perché si tratta di timbro clone, una roba noiosa che c'è già in altri video e non è questo di cui vi volevo parlare. A questo punto uno direbbe va bene, abbiamo finito, e invece no, non abbiamo finito, perché adesso andiamo a fare una cosa che facevo già prima, però visto che stiamo parlando di fotografia di architettura e real estate ve la faccio vedere. Andiamo ad aprire un livello correzione colore selettiva. Questa è una cosa che io faccio molto spesso all'interno delle mie foto, perché questo livello di regolazione mi consente di andare ad agire
agire in maniera molto mirata sui colori e portare fuori le tinte che io voglio nella mia foto. Per esempio, secondo voi, in un'immagine come questa, che cosa vogliamo fare? Vogliamo aggiungere del ciano alle aree rosse o vogliamo sottrarlo? Io direi sottrarlo, perché così portiamo fuori i colori del tramonto. Allo stesso modo, alle aree rosse vogliamo aggiungere dei magenta o vogliamo toglierli? Vedete che se li togliamo diventa tutto giallo, se li aggiungiamo vira tutto verso il rosso. Secondo me un pizzichino di magenta ci sta bene qui. Vogliamo aggiungere dei gialli alle zone rosse o vogliamo sottrarli? Così vedete che diventa quasi rosellino. Invece se aggiungiamo del giallo diventa dorato. Anche qui non esiste una regola vera e propria, qui si va proprio a gusto, non c'è bisogno di portare i cursori all'estremo perché sarebbe troppo, però neanche di lasciarli a uno o due punti, un pochino di più, andiamo veramente a occhio. Dobbiamo in questo caso fidarci dei nostri occhi e del nostro monitor ovviamente, andiamo magari a spegnere e riaccendere il livello per renderci conto se la modifica che abbiamo fatto ci piace oppure no. In questo caso io voglio portare fuori maggiormente i colori del tramonto, quindi quello che sto facendo va esattamente in questa direzione. Ok, abbiamo finito con i rossi e con i gialli, i verdi non li tocco perché i verdi sono già stati alterati in gran parte dalle modifiche che abbiamo fatto sui gialli, perché i gialli e i verdi diciamo che condividono gran parte dei pixel all'interno di un'immagine, quindi saltiamo direttamente ai ciano. Nel ciano io so già che voglio aumentare il ciano presente sui pixel ciano, magari voglio diminuire un pochino il giallo che sostanzialmente fa quasi la stessa cosa, voglio aumentare un pochettino i neri in modo da, vedete che si scurisce il cielo se io vado ad aumentare i neri. Vado a fare una cosa molto simile sui blu, vado ad agire magari, vedete che se agisco sui magenta posso decidere che tipo di cielo sarà, quindi un cielo più scuro oppure un cielo più limpido, quasi irreale. In questo caso io gli voglio dare un po' di spessore a questo cielo, quindi aumento un pochino i magenta, aumento un pochino anche i neri. E siamo arrivati a un risultato di questo tipo. Ovviamente tenete conto che queste modifiche agiscono, le modifiche sui gialli che abbiamo fatto per l'edificio agiscono anche sul cielo, le modifiche per i blu che abbiamo fatto per il cielo agiscono anche sul palazzo, quindi andiamo a vedere un prima e dopo. Ci rendiamo conto che secondo me le modifiche sono state assolutamente migliorative. Una cosa su cui possiamo ragionare è l'opacità di questo livello di regolazione, perché magari abbiamo esagerato, allora possiamo andare a dargli un 70-60%. Adesso andiamo a vedere un prima e dopo. In questo caso io sono assolutamente soddisfatto del risultato che vedo, perché ho la gamma dinamica della scena che avevo dinanzi perfettamente conservata, anzi forse addirittura maggiore della gamma che potevo percepire con i miei occhi, perché insomma qui ci abbiamo anche lavorato. La scena è pulita, nel senso che ho rimosso spazzatura di cui non mi ero nemmeno accorto, ho ripristinato le scene, i pezzi di scena che erano andati perduti durante la lavorazione del RAW e durante le fasi di eliminazione della distorsione soprattutto, ed era proprio questo il cuore, diciamo, di questo breve tutorial. Quello che volevo farvi vedere era come si raddrizzano le immagini di architettura direttamente in Camera Raw o in Lightroom, che è una cosa molto utile da fare secondo me, perché ci consente di fare queste modifiche sul file RAW, quindi andando ad agire dove il nostro file conserva la sua maggiore qualità. Io potevo fare esattamente la stessa cosa anche su questo file, sapete, perché io potevo, facciamolo subito così ve lo faccio vedere, io potevo andare a trasformare in oggetto avanzato il mio livello di Photoshop, potevo andare a dirgli filtri, camera raw filter, ed ecco che andavo a ottenere esattamente la stessa cosa. Io andavo ad aprire il mio pannello geometry da qui e andavo a dirgli esattamente le stesse cose da qua, solamente che quale sarebbe stata la differenza? Che qui avrei avuto una caduta qualitativa molto maggiore, perché qui non sto più lavorando sul file raw ma sto lavorando sul JPEG. Per quanto riguarda il prosieguo delle operazioni sarebbe stato esattamente uguale, nel senso che avrei avuto un'immagine iniziale con degli angoli vuoti in cui mancavano i dettagli e da lì avrei potuto proseguire e fare esattamente le stesse cose. Diciamo che io reputo che sia molto meglio farle direttamente in Lightroom o in Camera Raw per due motivi che sono fondamentali. Il primo, conserviamo una maggiore qualità. Il secondo, nel momento in cui facciamo i nostri export non dobbiamo più andare a fare questa operazione in Photoshop uno a uno, li abbiamo già fatti all'interno di Lightroom o di Camera Raw e quindi siamo già a posto dal punto di vista distorsione, quindi per gran parte delle nostre immagini saremo già pronti così, perché poi tenete conto che qui c'era una distorsione abbastanza evidente all'inizio, è stata corretta e quindi abbiamo portato fuori un'immagine che aveva due angolini mancanti, ma per molte delle immagini che andremo a realizzare, soprattutto real estate, questo non succederà, perché la distorsione sarà così poca, avremo già scattato in maniera pressoché dritta che non ci sarà bisogno di andare a riempire degli angoli che rimangono vuoti, perché la nostra immagine andrà a collocarsi naturalmente con una distorsione naturale a riempire tutto il quadro.
Quindi questa è una cosa estrema che vi ho fatto vedere apposta per farvi vedere come si recupera da un'operazione di questo tipo, ma molte volte non ce ne sarà nemmeno bisogno. Bene, con questo direi che è tutto. Io a questo punto vi invito a lasciare un like a questo video e a seguire il mio canale se avete imparato qualcosa di utile, ma sono sicuro che è così. Devo dire che guardando le statistiche mi rendo conto che sono molto pochi quelli che guardano questi video che poi si iscrivono veramente. Ragazzi, io vi invito a iscrivervi perché altrimenti rischiate di volta in volta di andare a perdervi qualche contenuto. Iscriversi non costa nulla, attivare la campanella nemmeno, in questo modo avrete sempre una notifica quando viene postato un nuovo contenuto e se sarà un contenuto che vi interessa e che va a migliorare il vostro flusso di lavoro sarete sempre al passo. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.